Ragazzi, aspettate un momentino. Sentite ragazzi, un momentino per favore, mi raccomando, quell'armadio no, cioè quell'armadio insomma, trattatemelo bene perché è una cosa particolare, nostra, di famiglia, capite? Sì, io... vabbè, ma noi che ce potevamo fare se sta presente? Sì, lo so. Vede? No, ma dicevo... Vabbè, così? Sì, no, ma siccome è una cosa vecchia, nostra, ci teniamo, se avete un'occhiatina di riguardo, per favore, voi che siete... Mo ci stavo attento. Ecco, bravo. Sì, no, lo so. Questo... Sì, sì, poi magari ci mettiamo d'accordo. Ma cosa fate qua? Forza! Sì, ci speriamo subito. Mi raccomando a voi ragazzi, per favore. Ecco, vengo. No, di qui. Passo dall'altra parte. Apritevi questa porta, avanti. Ecco. Ma dentro al barco figlio, va. Dentro a trignetere. 50 anni ha resistito alle armadi, visto soltanto perché quegli ignoranti... Tutto a posto, dottore. Sì. Ma che te metti a fare? Sì. Sono quelle gente ignorante. Ma io li pago profumatamente. Ma che ragione è questa? Soltanto perché... Vada avanti, lei. Ah, qui c'è la grande porta scorrevole come lei sì, aveva ordinato. E le serrande? Ah, le serrande funzionano alla sì, perfezione. Sì, ho capito che era amministratore, però vede i nostri accordi. E non... Ecco, questa porta... Questa porta funziona perfettamente, signora. Sì. Tutto quello che ma dipende speriamo. Da noi. Posto. Senta, e i servizi... Ecco, i servizi sono da questa parte. Qui c'è la cucina e questa è l'altra porta come d'accordo. Sì, certo, ma vede, caro amministratore, i nostri accordi erano precisi. Sì, ha ragione, luce, signora, gas. Sa, da questa alla parte, consegna signora. Della casa doveva essere tutto in ordine, perfettamente funzionante. Lo so, ma sa, ci sono stati questi due giorni di feste. Che allora, non va, con chi si prego, vuol visitare di qua? Ecco, piano, giratelo un pochino da questa parte. Ecco, mettiamolo qui direttamente, contatto, così proficiente la scala. Ecco, in modo che lo portiamo su direttamente, no? Da questa parte. Così. Guardi che è pesante, sa? No, madame, siamo in quattro, anzi. Insomma, lei lo sa benissimo. Il nostro contratto è stato stipulato esattamente un mese fa. Dov'è la Ah, ecco qua. Prego, grazie. Signora. Faccia attenzione alla scala. Perché allora lei lo capisce che... Veramente io ho fatto di tutto, sa? Sì, sì, però... ma adesso quando lo saprà il dottore. Lei non conosce mio marito. Mio marito ha un carattere che... Alberto. Così nella stessa direzione, così, ci penso io, tieni la giacca tu intanto. Avanti, forza, calati, cala. Alberto! Ecco, metti giù. Cosa c'è? No, Marina, tu apri la porta, per favore, ci pensiamo noi qui. Siamo in cinque. Cala, così. Ecco, cala, vai. Vai tranquillo. Forte e sportivo suo marito. Democratico. Sì, anche troppo. Ecco così, cala, sì, cala pure, ecco così, piano, aspetta. Alberto! Cala, no! Sta attento! Aspetta, tira su, aspetta! No, ma è che bisogna trovare il baricentro qui, no? Bebo! Ma che fai? Ma che ti sei messo in testa? Forza, ma non è cosa per ma te no, questa? Ma sono loro che si devono incollare la roba pesante, sono pagati per questo loro! Ma cosa significa? Ma no, ma gliel'avevo detto, basta trovare il baricentro qui. È il baricentro che manca, capito? Se no poi diventa uno scherzo una volta trovato il baricentro, capisci? Le vengono a dire a me queste cose, su! Ma tu che c'entri? Dai, smontate allora, se no non ce la fate. Proviamo un po'. Io questo. Figlio, quello lo puoi portare, quello non è pesante. Ma che c'entra il peso? Ma ci sta. Tu invece occupati della valigia, guardali la valigia legata con lo spago, che sembriamo dei pezzenti in questa casa. Ma perché non le lasciate fare a me le cose? Quando vi dico una cosa io, parliamo in tanti, qui non si combina niente. Seguitemi, no, se vi dico una cosa io. Amabile? Ma che c'è? Senti, dov'è Ghigo? Mo' viene, non ti preoccupare, mo' viene. Beh, non ci faccia caso, sai, è un po' strano. Ecco, calma un momentino. Piano, sta attenta al muro. Dai, gnappa, cammina. Fanatico. Io non sono mica contento di questa casa nuova. Mamma e papà hanno fatto un sacco di storie. Dice che l'hanno comprata per noi. Per me no, di certo. Forse per Ghigo, che è un fanatico. Ho sentito papà che diceva che per pagarla dovremmo sacrificarci per qualche anno. Ma perché ci dobbiamo sacrificare?
Io non sono contento manco per niente. A me mi piaceva di più casa vecchia. Sì, sì, mi piaceva di più casa vecchia, anche se il sabato sera, quando tornavamo dal cinematografo, accendevamo la luce e il corridoio era pieno di bacarozzi. A me i bacarozzi non mi fanno paura. E poi Amabile dice che i bacarozzi in una casa ci stanno bene, perché mangiano le formiche. Amabile? Sì? Vieni qui! Ecco! Qui, qui! Sì, ma fa presto! Te sento, ma non te vedo! Sono qui, Amabile, sono qui. Che vuoi? Senti, Amabile, fammi il favore, mi serve il metro. Guarda un po' se trovi il metro. Il metro? Sì. Il metro, ma guarda di lo là. Trovo, ma dove trovo a guardare di là? Tutta questa confusione io. E guarda di là, là. È una parola, là. Dunque, vediamo un po'. Qui, di fronte al caminetto, le due poltrone. E qui, il divano. Quanto saranno larghe, ma questo metro! Ma cosa fa? Lo cerco! Devono essere presso a poco. Dove stanno le poltrone rosse? Va bene, ci vado io, tanto. Ma sì, devono essere così. Tesorino mio. Sai che stavo pensando anch'io la stessa cosa? Ce l'abbiamo fatta, eh? Sì. Ce l'abbiamo messo del tempo, ma finalmente l'abbiamo anche noi, il nostro piccolo nido, eh? Sei felice, amore mio? Che stupidi. Sei contenta, sì. Ci è Amabile. Beh, io vado a cercare questo metro. Sì. Allora, sei contenta anche tu? Sì. Hai visto un bel bagnetto tutto per te? Sarà contenta essa, con il bagno tutto suo. Ci starà i pomeriggi interi a fare tutti i trucchi. Senti un po', dov'è il mio tavolo da lavoro? Chi l'ha visto? Dove l'avete messo? Sta di là, sta di là. Ti do una mano, Bebo. No, lascia fare, faccia da me, meglio. Senti, ma io sto impazzendo. Ho cercato dappertutto, ma si può sapere dove hai messo questo metro? Ma non lo so, non so si trova da metro, l'ho cercato. Non c'è verso, non si trova. C'è Andrea che ci gioca sempre. Ragazzi, senti, se può sapendolo, sei messo sto metro? No, io. E che ne so, io no, che c'entro? Ci metti pure tu adesso, ma fammi un favore, vai di là a giocare, vai, trovati qualche qualcosa. Qualcosa visto i miei sci? Ma cosa ne so io dei tuoi sci, ma andiamo. Amabile, non dove lo sei, dove lo hai messo? Io. Io. L'ho capito che ce l'hai con me. Ma io te conosco, ma chi ti ha detto che è colpa tua? A me, non la fai vedere. Sì, e io a me. Se sapeva che se c'era una cosa che non andava, se la mia vita. No, non ci mettete in mezzo, me no, arrangiatevi. L'hai sentito, Beppo, Manda una cosa. Senti, ma smettila, Amabile! Non ti voglio più sentire! Alberto, per piacere, fammi le piazza! Zitto! Beppo! Non puoi essere come mi stai trattando, Beppo! Niente da fare! Ma tu bisogna che vieni di qua, va! Ma come va? Zitto, per favore, zitto! Vieni, figlio! E mica mi vuoi lasciare di qua sola per questa! Ecco, basta! Senti, non mi chiamo Bebo, mi chiamo Alberto! Senti, che dice! Stammi bene a sentire, Amabile, da oggi in poi io per te sono soltanto e semplicemente il signor Alberto! Il dottore, Amabile! Specialmente quando rispondi al telefono, d'ora in poi devi dire, pronto, qui parla la casa del dottor Benvenuti, è chiaro? Il dottore, ma sta casa va dato proprio in testa, mi sembrate matti tutte e due. Il dottore! Sì, lo so, vabbè, che cosa ci vuoi fare? No, Alberto, e poi fare un discorso a lei come parlare col muro, cosa vuoi? E poi oggi anche stanco, poveraccia. No, Alberto, devi porvi rimedio. Io sopporto questa situazione da 18 anni, ma ti rendi conto? Madonna, che m'ha cresciuto. Ma sì, sì, lo so, ti ha cresciuto. Ti ha tirato su dall'età di 4 anni, so tutto, Alberto. Ma tu non puoi pretendere che, avendo fatto da madre a te, adesso debba necessariamente fare da suocera a me. Ma che suocera, andiamo. Poi lo sai com'è Amabile, no? E poi vuol bene anche a te, Marina, sì, no? Sì, vabbè. E poi ci sono i ragazzi, tu lo sai che Amabile è talmente affezionata a questi ragazzi. Mamma. Non potrebbe... Che c'è? Mamma. Che pure in questa casa ci fanno i bagarozzi. Ma quali bagarozzi? Figurati se in questa casa. Poi lasciaci stare un momentino, per favore. Vai di là, su. Posso cercare le figurine nel tuo studio? Vabbè, vai di là nel mio studio, allora fai presto, per favore. Che devo chiudere? Chiudi. E non si chiude? Se non si chiude, lascia aperto, ma vai, su.
I Baccaruzzi. Hai sentito? E questa è Amabile. No, credi, Alberto, ti devi convincere che specialmente per Andrea... Che cerchi adesso? No, niente, le sigarette ce l'avevo qui, non mi ricordo neanche. Stavano qui, io le ho viste da qualche parte. Ma lascia stare, fa niente, non fumo. Ecco. Dove? Vedi, tutti i nostri sforzi per impostare l'educazione dei ragazzi su una base moderna. Moderna? No, 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 non fraintendermi. Io intendo dire sanamente moderna. Credi, Alberto, in questo modo non è possibile. Amabile è un angelo, lo so, ma però... Ma però non si dice. O ma, o però. Chissà come si arrabbierebbe mamma se adesso glielo dicessi. Ma perché dice che io parlo male? In tema sono tra i più bravi. Dopo Paradisi e Polverosi, in classe vengo io. Mi hanno messo pure sul giornalino della scuola. Amabile si è fatta un sacco di risate quando gli ho letto... quando le ho letto il tema che mi hanno messo sul giornalino della scuola. Pure a mamma e papà gli veniva da ridere. A Ghigo no, perché lui è un fanatico. Ma a mamma e papà sì, gli veniva da ridere, li ho visti. Ma poi invece mamma ha detto che non sta bene scrivere che alla domenica, invece di dormire un po' di più, a me mi tocca alzarmi anche prima degli altri giorni perché la domenica Amabile finalmente può sbattere un po' i materassi. Ma perché non sta bene se questa è la verità? Parlando di Ghigo, dicevo che Ghigo ormai è grande, ha bisogno di una stanza tutta per sé, di un letto suo, è nuovo. Sì, sì, lo so, va bene, ma è un po' alla volta però. Ma domani è martedì? Sì. No, sai perché? Non è domani il giorno di visita dei professori? Sì. Io non capisco perché a quel ragazzo non gli voglia entrare in mente la trigonometria. No, eppure è così semplice. Io al liceo... Sì. Ma Ghigo è più portato per le materie letterarie. È come me. In seconda magistrale mi ricordo che... Oh, senti, allora, ricapitolando. Dunque, allora la nostra camera da letto sarebbe quella in fondo al corridoio, no? Sì. Ho poi il soggiorno pranzo con questo, no. Attaccato al mio studio. Ma no, Alberto, la rappresentanza e lo studio. Vabbè, non è... La sala da pranzo, io penso, dovrebbe essere di là... Quella camerina con la porta finestra che sta presso all'office, hai capito? Ma qual è questa camerina con la porta finestra che sta presso all'office? Non... E poi non ho ancora capito perché ti ostini a chiamare office quel bugigattolo che saranno 2 metri per 3 dove a malapena c'entrerà l'armadio e il lettino di Amabile. Sai che non mi ci capezza ancora io? Dunque sono 5 stanze più doppi servizi, no? Una è questa, diciamo la stanza grande, eh? Poi c'è la nostra camera... Di là. Sì, appunto, la nostra stanza di là. E poi c'è, cosa c'è? Il pranzo, che possiamo farlo lì, in quello che tu chiami office. Certo. E poi c'è sempre quella stanzina piccolina, quella... Sì, no, quella stanzina piccolina che sta appresso alla nostra stanza, sì. Ecco, quella potrebbe essere il boudoir, per dire. Il cosa? Ma sì, lo spogliatoio, il guardaroba, come lo vuoi chiamare? Per me quella dovrebbe essere la cameretta di Ghigo. Ma no, ma dai, ma scusa, la tua roba, la nostra roba, i vestiti, le scarpe. Non possiamo mica tenere tutto in camera da letto. Non possiamo mica dormire con le scarpe. Dormire con le scarpe, ma sì. Ma perché non ci sono gli armadi? Non c'è quell'armadio grande di noce. Lo sai la roba che ci sta lì dentro? Lo sai che quell'armadio l'ha fatto mio padre? Tutto a mano. Era il suo hobby la falegnameria. Io me lo ricordo ancora quando la sera
tornava a casa dall'ufficio e se ne andava giù in cantina dove poco per volta si era fatto un laboratorio, ma piccolo, completo, sai, c'era tutto. Che uomo. E che armadio. Non c'è mica più nessuno che lavora così oggi, sai. No, te lo dicono, sì, ma sì, poi sì, tutta roba, certo, in serie. Certo, certo. Senti, dunque, dove eravamo rimasti? Quante stanze avanzano? Sì, avanzano. A sentir far progetti a te, qui non basterebbero le stanze del Quirinale. Poi ancora non capisco, perché se quello è un office, come dici tu, beh, perché non si potrebbe mangiare lì? Eh sì, perché tra cucina e office adesso non ti so dire quanti metri quadrati saranno, ma ha voglia mettere gente a tavola. Se non... Ma no, ma Alberto, ma in cucina, e poi stammi con tutti a sentire, poi nel caso, ecco, di qualche occasione speciale, e guarda che io mi adopererò con tutte le mie forze perché queste occasioni speciali capitino il meno possibile. Comunque, nel caso, ci mettiamo qui, in questa stanza grande, c'è il tavolo allungabile. E come, quello che... Non so, se dovessimo invitare, che ti posso dire... qualcuno, non... Chi? I tuoi, ecco, beh, per esempio, sì, va bene, in questo caso ci mettiamo qui, c'è il tavolo allungabile, quello sì, bello grande. Sì, certo, quello che ha fatto a mano tuo padre. Sì, quello che ha fatto a mano mio padre, esatto. Con le sedie che non ce n'è due compagne. Stammi bene a sentire, Marina, io avrò firmato, adesso non lo so, ma forse un 3 etti di cambiali per questa casa. Sì, va capisco, bene, d'accordo, era necessario, era giusto, sì, lo so. Ma se tu credi che adesso io voglia firmare delle altre cambiali per fare una sala da pranzo che servirà soltanto quando tu, sì, quando tu inviterai tuo padre e tua madre, questo te lo scordi. Alberto, questo te lo scordi. Non essere vulgare. È difficile farglielo capire. L'altro anno già se ne parlava, ma poi... Ma quello sta ancora al telefono. No, dipende da me forse. Ma mio padre... Non è questo il punto, Simone. Hai capito? Dice? Adesso col fatto che la scuola è così lontana, da qui mi ci vogliono 2 mezzi... 2 per l'andata e 2 per il ritorno. Simona, sai, la bugeratura è che il mese scorso c'è stata la botta della chitarra elettrica. E chissà, forse mia madre può far cadere il discorso col nonno. Beh, in fondo io sono il nipote più grande, capisci? No, non è che il nonno sia splendido, però è pieno di soldi. E lo solo che a me di chiedere non mi va. Ma porca miseria, dovrebbero essere loro a capire le cose. E invece ogni scemenza ti tocca umiliarti a chiedere. Che poi io lo so già come va a finire. Se tu dici mi occorre la motoretta perché su e giù 4 autobus al giorno, eccetera, eccetera, loro sono perfino capaci di ricattarti. Prima prendi la licenza a giugno e poi se ne riparla. Beh, tu capisci la mentalità. Ma sì, certo, Simona, certo. Stai tranquilla. Se tu fossi rimandata ed io per caso promosso a giugno, ti giuro che resto a Roma. No, ma che villeggiatura. Lo trovo un modo. Non ti lascio 2 mesi sola a Roma. No, ma che ne so. A costo di parlare con papà, guarda. Certo, ne parlerei con papà. In definitiva si tratta di affrontare la cosa. Non ti preoccupare. Ma, davvero io non capisco. A me quel ragazzo mi sembra matto. Ma lo sai che parla in un modo che mi spaventa? Ma va. E poi chi è questa Simona? Che gli ha fatto? Boh. Ma va. Quando hai cominciato a farmi la corte, tu avevi l'età di Ghigo. Infatti io ero matto. Ah, è carino. Dammi, fammi accendere un attimo. Alberto, chi è? Aiuto! Ma cosa è amabile? Alberto. Dammi qua, presto. Vengo, amabile! Che succede? Ti richiamo. Ghigo, dove sta? Che succede? Dove sei? Amabile! No! Dove sei? Ma dov'è? Dove stai? Sto qua, figlio. Sto qua rinchiuso nel bergabino. Da che parte è il bagno? Il bagno dell'amabile è qui. Ah, è questa qui? Amabile, senti, ma perché non provi ad uscire? Apri! E non posso, Bebbo! Non posso, sto schiaffata qua dentro. Sarà più di mezz'ora e non mi riesce più di sortì. Mi sono gelata tutta. Non ti preoccupare, adesso troveremo il modo, faremo mamma, qualcosa, mamma, non aver paura. Guarda, figlio! Andrea! Amabile, Andrea! Sono qui. Ma come buona? Mamma, ma dove stavi? Buona. Ma che c'è? Sta tranquilla. Che cosa vuoi che perché succede? Ti sei alzato dal letto? Massimo. Mamma, ho fatto un brutto sogno. Un sogno. Ho sognato tutti i bagarocci di casa vecchia. No. Salivano tutti sul letto mio. Ma qui non ci sono i bagarocci. Senti, perché non provi? Gira la chiave, gira. E che sono scema? Da mo che ci provo. Se deve essere ingattata la chiave, che ne so io. E che vuoi fare? Buttiamo giù la porta? Senti, purtroppo non c'è nessun altro modo, bisogna buttar giù la porta. Hai capito? Vabbè, sì. Ecco, dai, mi raccomando, ma pianino, perché no, se vediamo la mamma, Beh, voglio do,
Gli do! No, 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 tu no, amabile! Tu no, no, siamo noi che buttiamo giù la porta, hai capito? Tu resta da una parte. Ma no, ma cosa fai, amabile? Noi buttiamo la porta giù. Tu mettiti contro al muro, ecco. E sta ferma lì, aspetta. Sul coso, va. Pronto, papà? Sì. Vabbè, sì, dove vuoi. Ma che fai, figlio? Accidenti, però queste case moderne sono... Bello! Va, va, forte, su, dai! Amabile, che c'è? Ti sei fatta male? Ma che succede? Gigo! Gigo, ti sei fatto male? Niente! Niente, ma non ti preoccupare, niente, non è successo niente. Il giorno dopo, papà fece venire il fabbro e il falegname per la porta, il muratore e il pittore per il muro. Queste case nuove. Papà dice che oggi non è più come una volta. Adesso, quando uno si fa la casa, non è che la sceglie per abitarci e basta. No, è diventato un po' come l'automobile, che uno non fa in tempo a comprarla, che già vuole il tipo più importante, per fare il fanatico, per farla vedere agli altri. Insomma, questo martello! Ma dove lo trovo il martello? L'ho cercato dappertutto! Ma non lo so io, ma guarda un po' da qualche parte, di là, forse nel cassetto della credenza! Ecco. A me mi piaceva di più casa vecchia. Amabile è d'accordo. E mi ha anche detto che tanto non passa un anno, ci fanno i bagarozzi pure qui. Perché è l'aria, dice Amabile. È proprio l'aria di Roma che tira i bagarozzi. Andrea, sto martello! Ah, eccomi, eccomi! Ecco, e attento ai pavimenti! Oh, non se lo vuole fare questo vizio, Spiritoso. Non fare cretinetti, tu. Puoi passare? Dai, porta qui sto padre. Lo mettiamo qui, E qui, sì. Abbiamo detto qui, così fa fandango con l'altro. Sì, ci sta bene. Tieni. No, ci penso io, sì. Lascialo pure, lo tengo io. Tu dimmi soltanto se la distanza è uguale tra le due pareti. No, no, un po' più a destra lo devi mettere. Basta, così. Pronti? Questa è la casa del dottore. Benvenuti, Alberto. No. Ma tu chi sei? Mamma, l'ha ridetto un'altra volta. E sta zitto, tu. Ti sembra il momento questo qui? Che... No, bisogna assolutamente impedirle che tocchi il telefono. Ecco, guarda Alberto, io ti scongiuro, compra una prolunga o come si chiama, un filo lungo, lunghissimo, che io possa controllare il telefono da tutte le parti della casa. Vabbè, ma del resto lei fa esattamente quello che le hai detto di fare. Senti, senti Alberto, io so benissimo il rischio che corro, ma te lo dico lo stesso. Tu devi scegliere o lei o me. Yeah, sì. Signor! Signora, ti vogliono al telefono! Ma sì! Mannaggia! Sta casa è piena di porte e di scale. E allora? Ah, signor, ci sta tuo padre al telefono. Grazie. Dammi sti chiavi, Ai, ma smetti, come bello, no, qui, mi male, piace. Ma che male, sì. Bebbo, sei fatta un vestitino nuovo tu moglie, Nuovo? Sì. Non me ne sono accorto. Carino, mi piace, mi piace, mi piace. Vabbè. Tieni questi, Ah, come se sta bene qui. Povere gambe mie. Sì. Aspetta. Ecco. Bebbo, il mare, quando è bello. Ti ricordi, Bebbo, quando te ci portai la prima volta? Eri in birbicchio, biondo, 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 con tutta la testa piena di ricci. Te stai a fa un po' pelato, figlio? Pelato non mi pare. Mi pare... Come passano l'anni. Via qua, buttati, via qua, via qua, via qua, via qua. Bella, bello, 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 bello come tuo padre sei, sì, come tuo padre, però
Sei in bottoglia, eh? Ah, sì, eh? Alberto, allora mamma e papà vengono a colazione, eh? Ah, meno male, stavo in pensiero. Non perdi un'occasione, eh? Signor, signor, di là è tutto pronto, eh? Mi devo mettere i guanti per servi a tavola. Beh, se non ti dispiace. No, non è che mi dispiace. No, per carità, per carità. È che mi fa ride. Li guanti bianchi. Li guanti. Ecco, che giornata. Che ventaccio. Ah, ma come farebbe così facile? Però che bella vista, eh? Splendida. Mi piace. E da quella parte come siete collegati? Una zona piena da avvenire. Sì, sì, ecco, ci sono, ecco, dei cantieri. Ah, già. Sì, ho capito. Già, in fondo. Questo è molto importante. E poi laggiù ci sono gli altri. Ma smettila! Ma che ho fatto? Povero bambino, lascia. Alberto, vieni. Fammi vedere. Scusi. E queste piante le avete messe voi? Sì, sono quelle di casa vecchia, sai, ma speriamo che adesso si riprendano qui. Marina, ma com'è l'esposizione qui? Ma non lo so, io credo che il sole sorge da questa parte. E sì, siamo ad est, credo. Boh. Nord-est, mi pare. Ma sì, aspetta un momento, Alberto? Sì, no, senti, ho capito. Beh, adesso non so, non le saprei dire con precisione il punto cardinale, ma qui è tramontana. Il sole l'avremo se non un quarto d'ora al giorno. Un quarto d'ora? Beh, sì, un quarto d'ora, mezz'ora forse d'estate, non di più, credo. Ma cosa fa il discorso? Ma allora qui il sole... Alberto! Ma... Allora qui praticamente il sole non ce l'avete mai. Beh, sì, si può dire che non c'è mai, no? Quasi mai. Dall'altra parte sì, dove ci sono i servizi. Beh, insomma, il cesso di Amabile, lo sgabuzzino, ecco. Lì sì, un po' di più. Ma questo bisognava considerarlo, Alberto. Considerarlo. Considerarlo significava prendere l'attico dall'altra parte, ma la cifra è molto più alta, era un prezzo... Non è che questo ce l'abbiano regalato, vero? Allora, mamma, volevo rientrare, fa un po' freddo, vero? Tuo padre, il solito gaffer. Sì, noi rientriamo, è meglio che rientriamo. Alberto, caro, qui fa un po' freddo, noi rientriamo. Scusa, io accompagno la mamma. Caro Alberto, i miei complimenti. Avete fatto un magnifico affare. Sono proprio contento. Sì, sì, è proprio una bella casa. E in una zona che avrà grande sviluppo in avvenire. È giusto comprare in zone come queste. Rientriamo, Alberto. Sì, andiamo. E tu che fai? Non vieni dentro? Io non lo so mica se gli voglio proprio bene a nonno e a nonna. E anche qui, sai, una rappresentanza così, oggigiorno. E tu, sei contento, giovanotto, eh? Beh, allora, Alberto, fammi vedere il resto della casa. Oh, bello il corridoio di rappresentanza che attraversa tutto l'appartamento. E poi il nonno mi dà sempre i pizzi. E questo? Sì, qui ci stanno i ragazzi. Qua? Da questa parte i servizi e la nostra camera da letto. Ah! E questo? Questo qui è lo spogliatoio, ma è una meraviglia. Hai visto? Sono così contenta. È splendido, no? Scusa, cara. Sì, questa l'ha voluto Marina. È stata ma caro Alberto, è proprio una casa grande, spaziosa, bellissima, veramente. Quanti metri quadrati saranno coperti? Adesso non so con precisione quanti metri quadrati, bisognerebbe vedere la pianta, ma comunque un affare. Sì, poi per quello che l'abbiamo pagato. Mi offri da bere? Perbacco, andiamo. Siamo di là, eh? Dunque, caro Alberto, questa è una circostanza speciale. Hai sentito bisogna come bagnarsi in questa casa. Papà poteva farne a meno di uscirsela a quel modo. Lo sai come ha fatto tuo padre. Ma del resto è meglio così. Ma come potevi illuderti che un pignolo, sì, un uomo precisino come Alberto, prima o poi non si sarebbe accorto... Vabbè, ma così è il modo peggiore. Povero Alberto, era così fiero di aver comprato questo appartamento. Quando gli dissi che si era presentata questa occasione meravigliosa. Ma scusa, sai, Alberto in fondo è nel ramo edilizio, vero? E allora scusami, ma come ha creduto possibile che di questi tempi una casetta così graziosa in fondo, come poteva credere che così senza anticipo o quasi... 4 milioni non sono uno scherzo per nessuno. E con quel po' di mutuo, vero? Insomma, Marina, diciamoci la verità. Ma non ti nasce il sospetto che Alberto... Poverino, sì, insomma... Ma cosa vuoi dire? Beh, ma sì, ma
per una volta tanto Alberto potrebbe aver messo da parte il suo stupido orgoglio e ha accettato i 4 milioni di tuo padre. Mamma! Ah, oh, Marina, tu a volte sei più ingenua di tuo marito. E del resto Alberto sa benissimo che noi non cerchiamo altro che di aiutarvi da anni. Sono anni che ci proviamo, da quando tu volesti sposare così, pum pam. Oh, mamma, ma ancora non ti rendi conto che sono passati 18 anni? 18 anni? Beh, allora a questo punto ti dirò che se Alberto si ostina ancora a non voler accettare, allora significa che è proprio un testardo, un caparbio, un testone, un bel fesso, vero? Ma mamma! No, sì, 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 è così. Se Marina ha deciso che suo marito debba fare la parte del fesso, assecondiamo. Alberto, non fare il bambino. È un vecchio discorso. Che male c'è ad accettare l'aiuto? Tanto più che non siamo mica degli estranei. Marina, in fondo, è mia figlia. Marina è mia moglie. Ah, non c'è dubbio. E comunque sappia che io in qualche modo gliele restituisco questi suoi milioni. E magari con gli interessi. Adesso non so come, ma... Ma dai, Alberto, non fartene una malattia. Chi io? No, si figuri, ma io sto benissimo, non ci penso affatto a farmene una malattia. Si figuri, non ho affatto bisogno. Ma vedrà che in qualche modo, in un modo o nell'altro, gliele restituisco. Beh, speriamo di campare abbastanza. E non faccia tanto lo spiritoso, sa... Perché anche se per adesso questa casa è sua, io non le permetto lo stesso. Perché voi, dico voi, Marina, il tuo stesso vizio, voi a volte ritenete di potermi trattare come un bambino. Non ti sembra di esagerare, Alberto? Io non ritengo proprio niente. Vorrei soltanto che tu ti calmassi un pochino. So, fuma, dai. No, non fumo, comincio a risparmiare, anzi. Mi restituirai anche le sigarette. No, ma sa che cos'è? È il cattivo gusto. Ecco, questa è la cosa che io non tollero. Il cattivo gusto, questa vostra generosità di... ma io lo so benissimo che cosa significa. Ah, sì? Questo è un vecchio discorso che risale a 18 anni fa e che rimane ancora aperto. Me ne ricordo. Ebbene, cara figliola, se proprio vuoi... Se proprio non ti importa di spezzare il cuore a tuo padre e a tua madre, prenditelo pure questo pezzente. Ma ricordati che questa casa rimane sempre aperta per te. Ma cosa dici, Alberto? È falso? No, è verissimo, invece. Cosa credi, che Marina non mi abbia raccontato niente? Sì. E poi... Poi invece a 18 anni Marina ha lasciato la casa paterna per dividere la sua vita con questo pezzente. Salve. Bella affare. E vuol sapere un'altra cosa, commendatore? Quando noi siamo tristi, quando siamo di cattivo umore, ci basta soltanto ricordarla questa storia per diventare allegri. Oh, me lo immagino. C'è poco da stare allegri con un reddito anno di 5 milioni o giù. No, invece noi siamo allegrissimi e lo sa perché? Perché qui in questa casa noi abbiamo la coscienza pulita. Che cosa vorresti dire? Cosa vorresti insinuare? Ecco. Tu esageri. Tu non puoi io parlo per cose. Me, per quello che mi riguarda sì. Ma Alberto, non ti permetto. Papà dice sempre che il nonno è fascista. Vorrei sentirvi se avessimo invece vinto la guerra, voi altri furbi. Ah, ecco, io qui l'aspettavo, se avessimo vinto la guerra. Ma voi l'avete vinta la guerra. Gente come voi casca sempre in piedi, casca. Cosa vuoi dire? Cosa vorresti insinuare? Niente, io mi riferisco soltanto a quello di cui lei si vanta sempre. Ecco. Ma che diavolo vuoi Alberto? Non si tocca, Cocco? Le sue imprese gloriose, le sue geste... A me mi sa che pure nonno è fascista. 1935, campagna d'Africa, vittoria esaltante. Risultato che il sottufficiale della milizia Gualtiero De Marchis resta in Addis Abeba e non si sa come ottiene l'appalto per la costruzione di strade imperiali che solcano il deserto. È facile dire, io mi sono fatto da solo. Io mi sono realmente fatto da solo e tu lo sai. Nella vita tua... Signor, mi fa specie di te che sei donna del mondo. Ma signor, fa qualche cosa, no? Stia tranquilla, amabile. Non succede niente di grave. No, perché quel poro fio mio c'ha già tanti pensieri per la testa. E mo se ci si mette pure tuo marito, che c'entra? Con tutto rispetto, perché pure quella è persona anziana, vero? Ma io so buona e cara, signor. Ma io se non la pianta, parola mia. Signor, a tuo marito gli metto una cofana d'insalata in testa, sa, eh? Ma, amabile, ma che dici? Signor, e tu, signora mia, bisogna che te svegli, sa. Quando uno ha fatto la scelta, come si dice, o per amore o per tigna, uno è il marito lo ha sempre da spalleggiare, sa. E va bene, amabile. Provaci tu. Sicuro che ce vado, poro figlio mio, sicuro che ce vado. 20, 30 camion. Sì, è questione di iniziativa. Basta che nella vita uno si dia uno sguardo intorno. Ma io me lo do uno sguardo intorno e non vedo altro che lupi, lupi, lupi. No! Oh! Oh! Ma che me la volete proprio spaventare, quella povera creatura? Commendato, ci resta così poco da campare, non me la piate. Bebbo, ti sono fatto l'agnolotti con la ricotta, sei contento? Ma va al diavolo, va. Non abbi pazienza, è giornata. Niente. No, no.
Se ma lascia stare. E l'agnolotto? Alberto, tu vai di là. Vabbè, vabbè. Guarda, Alberto, che se mi fai questa affronto... Ma fa il piacere, vabbè. Ma no, aspetta, lasciami dire. Cos'altro? Ti hai letto per caso di una meravigliosa occasione di villa con piscina? Sì, sì, Alberto, hai ragione, Alberto. Ma adesso guardiamo la realtà. Ma come la volevamo tanto una casa e adesso finalmente è nostra. Ah, nostra? Beh, allora sappi che io in questa casa mi sento un ospite appena tollerato. E questo non mi piace. Ma no, Alberto! Buongiorno, dottore. L'ascensore non funziona, abbiamo già telefonato all'amministratore. Ossequi, dottore. Simpatica, sì. Molto carina. Davvero. È divertente. Cosa costa? Mi farebbe comodo. Ti piace il colore? Oh, sì, sì, molto. L'ho scelto io. Brava. Allora che si fa? Telefoni tu? Ma sì, se preferisci. No, perché se telefono io e incoccio un'altra volta quella matta, come si chiama? Ma chi? Amabile. Amabile. Veramente con me è tutt'altro che amabile. Ma che vuole quello? Eh? Ciao, papà. Ehi, ciao. Ciao, amico. Simona, mio padre. Ah, piacere. Papà, questa è Simona. Buongiorno, architetto. Molto piacere, signorina. Ma avevi ragione, giovanissimo. Complimenti, architetto. Lo sai, Ghigo mi racconta un sacco di cose sul conto suo. Ah, sì? Ma cosa dici, stupidone? Mi do sempre della stupida. Ma te lo tolgo, questo vizio. Ah, sì? E vediamo come. Gliele date tutte vinte in casa, vero, architetto? Ah, ragazzi, io non devo... Arrivederci, signorina. Tu, Ghigo... Sì, sì, vengo subito. Ciao, Ghigo, telefona. Sì. Una di queste sere bagniamo la casa nuova, portiamo tutta la banda. Arrivederla, architetto. Ciao, Simone. Ciao. E non correre. Ma figura. Salve. Ciao. 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 È una fanatica. Ma fa così perché è timida, sai? Oh, sì, si capisce subito. Ma che cos'è questa banda che dovrebbe venire? Ma no, scherzava. Ma tu dove stai andando? Non c'erano i nonni a colazione? Ah sì, anzi, sono già a tavola. Faresti bene a raggiungerli perché ti aspettano. Io devo andare in ufficio a una telefonata. Cos'è? Ti sei ripreso col nonno? No, no, anzi, tutto bene. Anzi, vai presto che ti aspettano. Io ci vediamo dopo. Signorino, buongiorno. L'ascensore non funziona, ma... va bene, grazie. Capisco. Di solito Ghigo è puntualissimo, ma sarà andato da un suo compagno di scuola. E sai, per ritornare, qui siamo lontani da tutto, ci vogliono due mezzi dal centro. Mamma, nonno, Ghigo dice che per andare a scuola gli ci vuole assolutamente una Vespa, rossa. Intanto tuo fratello dovrebbe imparare l'educazione. Scusa, sono le due, lo sapeva che venivamo, no? Papà, non ti formalizzare adesso, Ghigo in fondo è un ragazzo. Grazie, cara. Siamo stati ragazzi tutti, e poi considera che la domenica i mezzi, sai... Proprio bene. Commendato. Commendato, che ce vuoi fare? Tanto noi vecchi ci avemo sempre torto. Ecco qua. No, no, grazie. Ma non mi pigli manco due patatine? No, cara, non ne ho voglia. Poi tu lo sai che io... Ma che niente, gli avesse preso la mania della linea. Oh, da retta. Ma no, magna, le dico. Magna. Non le voglio le patate, ma magna, non so. Magna, magna. Tanto. Oh, scusa, cara, diglielo tu che io le patate... Sai. Non le mangio mai. Bello. Amabile, ma che ti prende oggi? Oh. Ma no, scusa, no, non ne voglio nemmeno io.
posa. No, regge, non c'è il telefono. Scusa, vai tu, Andrea, vai. Sì. Vedrai, papà. Dico che si scusa per il ritardo. Brondi? Qui è la casa del dottor, benvenuti Alberto. E tu chi sei? Abile. Ma lo senti, come mi rifà bene, oh, come mi rifà bene. Amabile, oh, ti prego. Arriva a tutti, eh? Arriva a me, arriva a te, tua moglie, lui. Ma che dici? Signor, e Dio, signor, Dio, di la verità. Ma certo, sì, amabile, è vero, sì, amabile, è verissimo. Che fenomeno sto ragazzino. Sì, era Ghigo. Sta con papà e dice che non può venire. Dice che vi saluta a tutti e che gli lasciate gli agnolotti. Ah, e allora? Niente, ho avvisato. Senti, ma come vi siete lasciati col nonno? Oh, bene, niente di grave. Ma lo sai che è buono questa cosa qui? Come si chiama? Knickerbocker. Un cocktail di nostra invenzione. Ah, Knickerbocker? Ah, sarebbe calzone alla zuava. Veramente non saprei, signore. Sì, tradotto alla lettera, non c'è dubbio. Knickerbocker sono i calzoni alla zuava. Lamberto, quel Martini. Te? In cazzo di posto siamo capitati qui. Non so, non ti pare che sia un pochino lugubre, un po' pesante, buio? Ma l'hai scelto tu, papà. Ma non so io. Senta, cameriere, per cortesia. Prego. Senta, il ragazzo dovrebbe mangiare qualcosa. Ma anche tu? No, no, io no, adesso no, non mi va. Anzi, io prendo un altro di questi qui, se mi dà un altro di questi calzoni alla zuava, eh? E come si mangia qui? Bene, sì, si può. Veramente non si è mai lamentato nessuno, signore. Senta, ma lo sa che lei è antipatico forte, sì? Spiacente, signore. Lamberto, please. Just a moment, please. I'm coming. Ammappalo. Andiamo, va. Andiamo a sederci lì. Buongiorno, signore. Buongiorno. Senta, innanzitutto, lei parla italiano, sì? Certamente, signore. Finalmente. E allora, cosa ci può dare di buono? Cosa... Quello che vuole. Vuole la carta? No, 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 no. Dica lei che cosa c'è di meglio, Ci hamburger, chip sandenio. Cheeseburger, chip sandenio. Double hamburger, steak, chip sandenio. Oppure, non so, chili ed pastrami. Oppure... Chicken salad, molto buona. O magari rice and chicken. Oppure chicken tetrazzini. Oppure, non so, un consommé. Un consommé. Sì, ma dico, soltanto burger, sandwich, pastrani. Non so, due spaghettini semplici, un sughetto e via. No. Non glieli consiglio, signore. Roba per americani, stracotta, una pappa, credo. No, mi ha convinto, no. Tanto io non mangio, mi porto un altro zuavo. Benissimo. E il signorino cosa prende? Un sandwich qualunque, al pollo. Perché mi guardi così? Dimmi. No, ridevo perché ti ho detto una cosa molto strana. Hai detto un sandwich qualunque col pollo. Beh, sai, quando ero ragazzo io... oggi sembra incredibile, ma il pollo era una gran festa. I ricchi, io ti parlo dei ricchi, e noi non lo eravamo affatto. Beh, i ricchi mangiavano il pollo soltanto la domenica. E tu oggi chiedi un sandwich col pollo, così qua. E chi lo nega? So benissimo in che considerazione è tenuto il lavoro di Alberto. Conosco bene la sua ditta. Figurati, il Baldacci ha fatto l'Africa con me. Ed era niente, anche lui. E adesso, con questa Edil Progress, o come diavolo si chiama, ha fatto una barca di soldi. E proprio qui sta il punto. Il Baldacci, per farti capire, sa a malapena che cosa sia un regolo calcolatore. Tuo marito, invece, che è un professionista di valore, non fa altro che contribuire con tutte le sue forze ad arricchire Baldacci. Insomma, Marina, se manca l'intraprendenza, l'occhio.
l'occhio, comprendi? Sì, sì, sì. L'occhio giusto per la cosa giusta al momento giusto. E purtroppo queste cose tuo marito non ce l'ha. Sì, va bene che in vita è chiamato architetto, è considerato architetto anche se non lo è, ed è giusto, perché tuo marito ha il valore di un autentico architetto, di un bravo architetto, ma tuo marito fa un lavoro che non frutta. Ricordati, Marina. Sì. Un lavoro ben fatto è innanzitutto un lavoro che deve fruttare molto denaro. Non c'è lavoro al mondo il cui fine ultimo, il cui, come si può dire, significato. Sì, ma... il cui significato non... Prendiamo il Colosseo. Per un momento dimentica l'opera storica, l'arte, cose del genere. Tu devi considerare il Colosseo per ciò che sostanzialmente il Colosseo rappresenta. Un lavoro colossale. Ebbene, un bel giorno la ditta X riesce a ottenere dal comune, dal senato di Roma o chi diavolo era, l'appalto di quel popò di lavoro. Basta, finito, capisci? L'affare è lì, l'affare è quello, l'appalto stesso. Poi dopo il resto viene da solo. E se per caso viene anche bene, succede che il Colosseo entra magari nella storia. Insomma, quello che voglio dire è che nella vita bisogna considerare essenzialmente il lato danaro. Non c'è dubbio, papà, che questo tu sai farlo benissimo. Oh, non mi offendo, cara, perché quando si parla di danaro ci si riferisce a qualcosa che non fa schifo a nessuno. Ma certo. E neanche a te, no, cara. No, neanche a me. Scusami, sai. Ma sì, sì, certo, certo, però io dico che nella vita esistono anche dei principi morali. Senti, se adesso venisse un... Qual è, signora? Sì, grazie. Venisse un... Grazie. Dovere, signore. E mi dicesse... Senti, tu cosa preferisci? Che i tuoi figli crescano intelligenti e ingenui oppure stupidi ma dritti? Beh, io in questo momento non avrei esitazioni. Stupidi ma dritti. Beh, papà, bisogna vedere che valore dai ai due termini. Che valore vuoi dare? Niente, un dritto è uno che è successo, uno che è arrivato a... l'opposto di me, ecco. Ma non è che io voglia dire che io sono un uomo intelligente e ingenuo. Ingenuo a volte, sì, a volte posso anche sembrarlo. Sì, sì, ma posso assicurarti però che le mie tigne, i miei principi, per quanto banali, per quanto borghesi, normali possano sembrare, ma sono di ferro. Sì, in tutta coscienza posso affermare di essere un uomo con dei principi. È dunque un fesso. Dal che se ne deduce automaticamente che non sono neppure intelligente. Sì, mio caro. Alla luce di queste definitive ultime considerazioni possiamo affermare che tuo padre è un fesso con degli incrollabili principi. Ecco. Senta. Ecco qua. Grazie tante, cara. E allora, giovanotto? Tu sarai un De Marchis, vero? Non gli piace. Cara Marina. Vedi, papà, tu puoi anche non credermi, ma in tanti anni di matrimonio... Davvero, mamma, sai, del resto tu lo sai bene, puoi dirlo. Io non ricordo una sola circostanza in cui seriamente tra me e Alberto sia successo un qualcosa di serio. Mai, mai mi è sfiorato il dubbio che il nostro matrimonio, capisci, che la nostra vita rischiasse minimamente di... Come posso dire? Rischiasse di approdare ad un... Insomma, mai, papà, credimi, in 18 anni di matrimonio, mai, mai, mai. Tua madre è una donna straordinaria. Straordinaria, Kiko. Perché è perfetta. Lei vede sempre più in là, hai capito?
vede sempre per prima. E poi più lontano degli altri, capisci? Perché? Perché lei sa tutto. Va bene che le madri sanno sempre tutto. Le madri... E un padre che cosa dovrebbe fare per i figli? Cosa deve fare un padre? No, dico, cosa deve fare più che lavorare, più che dannarsi l'anima? Cosa deve fare per i figli un padre? Ah, io lo so. Sì, lo so, sai. Lo so cosa dovrebbe fare per i figli un padre. Ma è difficile, molto difficile, difficile. Sì, dovrebbe essere un esempio costante. E invece io... Papà. Bell'esempio, sai. Papà, cos'hai? Stai male? Io... No, niente, niente. Aspetta, lasciami un momentino. Come ti senti? Oddio, sto malissimo. Andiamo a casa. Dove? Chiamo. Chiamo un taxi. Chiama cameriere, un taxi. Per favore, può chiamarmi un taxi? A casa, grazie. Adesso stai tranquillo, andiamo a casa, eh? Come ti senti? Vuoi che ti prepari qualcosa? No, per carità, sì, tanto sì, l'idea sì, di ti mangiare. Preparo qualcosa di caldo. No, non mi va niente. Poi che caldo cosa? Eh beh, caldo, una camomilla calda ti fa sì, bene. Sì, vabbè, ma poca, poca, perché non... Meglio, papà? Beh, come vuoi che vada, ormai... c'è che bocca. Bravo, bravo, mangia tu che puoi. Va. Come sono? Buonissimi. Sì. Bene. Assaggio. No, non miscolo. Beh, magari uno così da provare. La vuoi con tanto zucchero? No, poco. Meglio di no, poco zucchero. Anche perché non mi va di... Non sono male. Senti, cosa dici? Se ne mangio due di agnolotti mi fanno male? Ma non lo so, secondo come ti senti. Magari due. Non è che stia bene. Non ho neanche... infame. Era meglio l'altra volta. Più mi pare... Un po' freddi, però. Un peccato che... Non sai, si sente che sono di oggi. Niente di male a piazza una sbornia una volta ogni tanto, pure noi. Te l'hanno insegnata a scuola? No. Bevevano i nostri padri, bevevano le nostre madri. Beh, pure tuo padre, una volta ogni tanto. Che ne dici? Su, bello, mettete sotto, va. Mettete bene coperto così, Su, bravo. Beh, come si dice? Padre, nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia. E così sia. Ti prego tanto, Gesù bambino, fammi essere un bravo bambino, sia da grande che da piccino. Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. E così sia. Ma scusa, dimmi. Quando divento grande, come faccio ad essere un bravo bambino? Che dici? Sta zitto, accostumato. Su, bello. Mettete sotto, bello caldo, così, Così bene. Bacetto. Chiudi gli occhi, Chiudi gli occhi, che io spengo. Ciao. Buonanotte.
Certo, oggi è stata una giornata, una gran giornata. Quando papà è arrivato a casa, mi veniva quasi da ridere. Ma poi, mi faceva quasi rabbia. Non l'avevo mai visto, papà mio, così ammalato. Io pensavo che con quello che è successo oggi, domani non mi mandavano a scuola. E invece mamma ha messo la sveglia alle 7:30, come al solito. Domani a scuola c'è tema. Speriamo che mi danno come hai passato la domenica. Così mi mettono un'altra volta sul giornalino. La porta, hai capito? Vabbè, sì. Ecco, dai, mi raccomando, allora, pianino, perché no, se svegliamo la mamma, Gli do? No, tu no, amabile, tu no, siamo noi che buttiamo giù la porta, hai capito? Tu resta da una parte, ma cosa fai, amabile? Noi buttiamo la porta giù, vado. Tu mettiti contro il muro, ecco, e sta ferma lì, aspetta. Sul coso, va. Pronto, papà? Sì. Vabbè, sì, dove dai. Vuoi. Vai. Accidenti, però queste tutto, case moderne sono... Bebo! Va, forte, su, dai! Oddio, amabile, che c'è? Ti sei fatta male? Ma che succede? Ghigo, ti sei fatto male? Niente, ma non ti preoccupare, niente. Era amabile che si era chiusa dentro. Ti vieni fuori, piano. Il giorno dopo, papà fece venire il fabbro e il falegname per la porta, il muratore e il pittore per il muro. Queste case nuove. Papà dice che oggi non è più come una volta. Adesso, quando uno si fa la casa, non è che la sceglie per abitarci e basta. No, è diventato un po' come l'automobile, che uno non fa in tempo a comprarla, che già vuole il tipo più importante, per fare il fanatico, per farla vedere agli altri. Insomma, questo martello! Ma dove lo trovo il martello? Ho cercato dappertutto! Ma non lo so io, ma guarda un po' da qualche parte, di là, forse nel cassetto della credenza. A me mi piaceva di più casa vecchia. Amabile è d'accordo. E mi ha anche detto che tanto non passa un anno, ci fanno i bagarozzi pure qui. Perché è l'aria, dice Amabile.
È proprio l'aria di Roma che tira i bagarozzi. Andrea, sto martello! Ah, eccomi, eccomi! Ecco, e attento ai pavimenti! Oh, non se lo vuole fare questo vizio, Spiritoso. Non fare cretinetti, tu. Puoi passare? Dai, porta qui sto quadro. Lo mettiamo qui, E qui, sì. L'abbiamo detto qui, così può andare con l'altro. Sì, sì, ci sta bene. Tieni. No, cioè, ci penso io, sì, sì. Lascialo pure, lo tengo io. Tu dimmi soltanto se la distanza è uguale tra le due pareti. No, un po' più a destra lo devi mettere. Basta così. Pronti? Questa è la casa del dottore. Benvenuti, Alberto. No. Ma tu chi sei? Mamma, l'ha ridetto un'altra volta. E sta zitto, tu. Ti sembra il momento questo qui? No. Bisogna assolutamente impedirle che tocchi il telefono. Ecco. Guarda, Alberto, io ti scongiuro. Compra una prolunga o come si chiama. Ehi, ragazzi, aspettate un momentino. Papà, aspetta, papà, aspetta! Sentite, ragazzi, un momentino, per favore, mi raccomando, quell'armadio no, cioè quell'armadio, insomma, trattatemelo bene, perché è una cosa particolare nostra, di famiglia, capite? Sì, io... vabbè, ma noi che ci potevamo fare se sta presente? Sì, lo so. Vede? No, ma dicevo... Vabbè, così? Sì, no, ma siccome è una cosa vecchia, nostra, ci teniamo, se avete un'occhiatina di riguardo, per favore, voi che siete... Mo ci stavo attento. Ecco, bravo. Sì, no, lo so. Questo... Sì, sì, poi magari ci mettiamo d'accordo. Ma cosa fate qua? Forza! Sì, ci speriamo tutto. Mi raccomando a voi, ragazzi, per favore. Ecco, vengo. No, di qui, passo dall'altra parte. Aprite qui questa porta, avanti. Ma dentro al babbo figlio, va. Sembra trignedere. 50 anni ha resistito all'armadio, questo soltanto perché quegli ignoranti. Tutto a posto, dottore. Sì. Ma che te metti a fare? Sì. Ma quelle gente ignoranti. Ma io li pago profumatamente. Ma che ragione è questa? Soltanto perché. Vada avanti lei. Ah, qui c'è la grande porta scorrevole come lei aveva ordinato. E le serrande? Ah, le serrande funzionano alla perfezione. Sì, ho capito che era amministratore, però vede i nostri accordi. E non... Ecco, questa porta... Questa porta funziona perfettamente, signora. Sì. Tutto quello che dipende speriamo. Da noi. Posto... Senta, e i servizi... Ecco, i servizi sono da questa parte. Qui c'è la cucina e questa è l'altra porta come d'accordo. Sì, certo, ma vede, caro amministratore, i nostri accordi erano precisi. Sì, ragione, luce, signora, gas... Sa, da questa alla parte, consegna signora. Della casa doveva essere tutto in ordine, perfettamente funzionante. Lo so, ma sa, ci sono stati questi due giorni di feste. Allora, con chi si reclama? Prego, vuol visitare di qua? Ecco, piano, giratelo un pochino da questa parte. Ecco, mettiamolo qui, direttamente, voltato, così proficiente la scala. Ecco, in modo che lo portiamo su direttamente, no? Da questa parte. Così. Guardi che è pesante, sa? No, madame, siamo in quattro, anzi. Insomma, lei lo sa benissimo. Il nostro contratto è stato stipulato esattamente un mese fa. Dov'è la Ah, ecco qua. Prego, grazie. Signora. Faccia attenzione alla scala. Perché allora lei lo capisce che... Veramente io ho fatto di tutto, sa? Sì, sì, però... ma adesso quando lo saprà il dottore. Lei non conosce mio marito. Mio marito ha un carattere che... Alberto. Così nella stessa direzione, così, ci penso io, tieni la giacca tu intanto. Avanti, forza, calati, cala. Alberto! Ecco, metti giù. Cosa c'è? No, Marina, tu... Tua madre è una donna straordinaria. Straordinaria, Chico. Perché è perfetta. Lei vede sempre più in là, hai capito? Vede sempre per prima e poi più lontano degli altri, capisci? Perché lei sa tutto. Va bene che le madri sanno sempre tutto. Le madri... E un padre che cosa dovrebbe fare per i figli? Cosa deve fare un padre? No, dico, cosa deve fare più che lavorare, più che dannarsi l'anima? Cosa deve fare per i figli un padre? Ah, io lo so, sì lo so, sai, lo so cosa dovrebbe
deve fare per i figli un padre. Ma è difficile, molto difficile, difficile. Sì, dovrebbe essere un esempio costante. E invece io... Bell'esempio, sono... Papà, cos'hai? Stai male? Io... No, niente, niente. Aspetta, aspetta. Lascia un momentino. Come ti senti? Oddio, sto malissimo. Andiamo a casa. Chiamo. Chiamo un taxi. Chiama cameriere, un taxi. Per favore, può chiamarmi un taxi? A casa, grazie. Adesso stai tranquillo, andiamo a casa, eh? Come ti senti? Vuoi che ti prepari qualcosa? No, per carità, sì, 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 ti preparo qualcosa di caldo. No, non mi va niente. Poi che caldo cosa? Eh beh, caldo, caldo, una camomilla calda ti fa sì, bene. Sì, vabbè, ma poca, poca, perché non... Meglio, papà? Beh, come vuoi che vada, ormai... C'è che bocca. Bravo, bravo, mangia tu che puoi. Va. Come sono? Buonissimi. Sì. Bene. Assaggio. No, non miscolo. Beh, magari uno così da provare. La vuoi con tanto zucchero? No, poco. Meglio di no, poco zucchero. Anche perché non mi va di... Non sono male. Senti, cosa dici? Se ne mangio due di agnolotti mi fanno male? Ma non lo so. Sì, dovrebbe essere un esempio costante. E invece io... Bell'esempio, sono... Papà, cos'hai? Stai no, meglio? Io... No, niente, niente. Aspetta, aspetta. Lascia un momentino. Come ti senti? Oddio, sto malissimo. Andiamo a casa. Chiamo. Chiamo un taxi. Sì, chiama cameriere, un taxi. Per favore, può chiamarmi un taxi? A casa, che... Grazie. Adesso stai tranquillo, andiamo a casa, eh? Come ti senti? Vuoi che ti prepari qualcosa? No, per carità, sì, 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 ti preparo qualcosa di caldo. No, non mi va niente. Poi che caldo cosa? Eh beh, caldo, caldo, una camomilla calda ti fa sì, bene. Sì, vabbè, ma poca, poca, perché non... Meglio, papà? Beh, come vuoi che vada, ormai... C'è che bocca. Bravo, bravo, mangia tu che puoi. Va. Come sono? Buonissimi. Sì. Bene. Assaggio. No, non miscolo. Beh, magari uno così da provare. La vuoi con tanto zucchero? No, poco. Meglio di no, poco zucchero. Anche perché non mi va di... Non sono male. Senti, cosa dici? Se ne mangio due di agnolotti mi fanno male? Ma non lo so, secondo come ti senti. Magari due. Non è che stia bene. Non ho neanche... fame. Era meglio l'altra volta. Più mi pare... Un po' freddi, però. Un peccato che... Non sai, si sente che sono di oggi. Niente di male a piazza una sbornia una volta ogni tanto, pure noi. Non te l'hanno insegnata a scuola? No.
Bevevano i nostri padri, bevevano nel telefono. Grazie. Dammi ti carica. Ai, ma smettila. Come bello, no, qui, mi piace. Ma che male, sì. Bebbo, sei fatta un vestitino nuovo tu moglie, Nuovo? Sì. Non me ne sono accorto. Carino, mi piace, mi piace, mi piace. Vabbè. Tieni questi due. Come se sta bene qui. Povere gambe mie. Sì. Aspetta. Ecco. Bebbo, il mare, quando è bello. Ti ricordi, Bebbo, quando te ci portai la prima volta? Eri in birbicchio. Biondo, 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 con tutta la testa piena di ricci. Te stai a fa' un po' pelato, figlio? Pelato non mi pare. Mi pare... Come passano l'anni. Via qua, buttati, via qua, via qua, via qua. Bella, bello, 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 bello come tuo padre sei, sì, sì, come tuo padre, però sei un po' boia, eh? Ah, sì, eh? Alberto, allora mamma e papà vengono a colazione, eh? Ah, meno male, stavo in pensiero. Non perdi un'occasione, eh? Signor. Signor, di là è tutto pronto, eh? Mi devo mettere i guanti per servire a tavola. Beh, se non ti dispiace. No, non è che mi dispiace. No, per carità, per carità. È che mi fa ride. I guanti bianchi. Ecco, che... Ma che giornata. Che ventaccio. Ah, ma come è freddo così facile? Però che bella vista, eh? Splendida. Ti piace? E da quella parte come siete collegati? Una zona piena d'avvenire. Sì, sì, ci sono, ecco, dei cantieri. Ah, già. Sì, ho capito, già. Questo è molto importante. E poi laggiù ci sono gli altri. Ma smettila! Ma che ho fatto? Povero bambino, lascialo. Alberto, vieni. Fammi vedere. Scusi. E queste piante le avete messe voi? Sì, sono quelle di casa vecchia, sai, ma speriamo che adesso si riprendano qui. Marina, ma com'è l'esposizione qui? Senti, ma non lo so, io credo che il sole sorge da questa parte. E sì, siamo ad est, credo. Boh. Nord-est, mi pare. Ma sì, aspetta un momento, Alberto. Ancora quando la sera tornava a casa dall'ufficio, se ne andava giù in cantina dove poco per volta c'era fatto un laboratorio, piccolo, completo, sai, c'era tutto. Che uomo. E che armadio. Non c'è mica più nessuno che lavora così oggi, sai. No, te lo dicono, sì, ma poi sì, tutta roba, certo, in serie. Certo. Senti, dunque, dove eravamo rimasti? Quante stanze avanzano? Sì, avanzano. A sentir far progetti a te, qui non basterebbero le stanze del Quirinale. Poi ancora non capisco, perché se quello è un office, come dici tu, beh, perché non si potrebbe mangiare lì? Eh sì, perché tra cucina e office adesso non ti so dire quanti metri quadrati saranno, ma voglia mettere gente a tavola. Se non... Ma no, ma Alberto, ma in cucina, e poi stammi a sentire, poi nel caso, ecco, di qualche occasione speciale, e guarda che io mi adopererò con tutte le mie forze perché queste occasioni speciali capitino il meno possibile. Comunque, nel caso, ci mettiamo qui, in questa stanza grande, c'è il tavolo allungabile. E come, quello che... Non so, se dovessimo invitare, che ti posso dire... qualcuno, non... Chi? I tuoi, ecco, beh, per esempio, sì, va bene, in questo caso ci mettiamo qui, c'è il tavolo allungabile, quello sì, bello grande. Sì, certo, quello che ha fatto a mano tuo padre. Sì, quello che ha fatto a mano mio padre, esatto. Con le sedie che non ce n'è due compagne. Stammi bene a sentire, Marina, io avrò firmato, adesso non lo so, ma forse un 3 etti di cambiali per questa casa. Sì, va capisco, bene, d'accordo, era necessario, era giusto, sì, lo so. Ma se tu credi che adesso io voglia firmare delle altre cambiali per fare una sala da pranzo che servirà soltanto quando tu, sì, quando tu inviterai tuo padre e tua madre, questo te lo scordi. Alberto, questo te lo scordi. Non essere vulgare. È difficile farglielo capire. L'altro anno già se ne parlava, ma poi... Ma quello sta ancora al telefono. No, dipende da me forse. Ma mio padre... Non è questo il punto, Simone. Hai capito? Sì,
Adesso, col fatto che la scuola è così lontana, da qui mi ci vogliono due mezzi. Due per l'andata e due per il ritorno. Simona, sai, la bugiaratura è che il mese scorso c'è stata la botta della chitarra elettrica. E chissà, forse mia madre può far cadere il discorso col nonno. Beh, in fondo io sono il nipote più grande, capisci? No, non è che il nonno sia splendido, però è pieno di soldi. E lo solo che a me richiedere non mi va. Ma porca miseria, dovrebbero essere loro a capire le cose. E invece ogni scemenza ti tocca umiliarti a chiedere. Che poi io lo so già come va a finire. Se tu dici mi occorre la motoretta perché su e giù 4 autobus al giorno, eccetera, eccetera, loro sono perfino capaci di ricattarti. Prima prendi la licenza a giugno e poi se ne riparla. Beh, tu capisci la mentalità. Ma sì, certo, Simona, certo. Stai tranquilla. Se tu fossi rimandata ed io per caso promosso a giugno, ti giuro che resto a Roma. No, ma che villeggiatura. Ha preso all'office, hai capito? Ma qual è questa camerina con la porta finestra che t'ha preso all'office? Non... E poi non ho ancora capito perché ti ostini a chiamare office quel bucigattolo che saranno a 2 metri per 3, dove a malapena c'entrerà l'armadio e il lettino di Amabile. Sai che non mi ci capezza ancora io? Dunque, sono 5 stanze più doppio servizio. No, una è questa, diciamo la stanza grande. Poi c'è la nostra camera. Di là. Sì, appunto, la nostra stanza di là. E poi c'è, cosa c'è? Il pranzo, che possiamo farlo lì, in quello che tu chiami office. Certo. E poi c'è sempre quella stanzina piccolina, quella... Sì, no, quella stanzina piccolina che sta appresso alla nostra stanza, sì. Ecco, quella potrebbe essere il boudoir, per dire. Il cosa? Ma sì, lo spogliatoio, il guardaroba, come lo vuoi chiamare? Per me quella dovrebbe essere la cameretta di Ghigo. Ma no, ma dai, ma scusa, la tua roba, la nostra roba, i vestiti, le scarpe. Non possiamo mica tenere tutto in camera da letto. Non possiamo mica dormire con le scarpe. Dormire con le scarpe, ma sì. Ma perché non ci sono gli armadi? Non c'è quell'armadio grande di noce. Lo sai la roba che ci sta lì dentro? Lo sai che quell'armadio l'ha fatto mio padre? Tutto a mano. Era il suo hobby la falegnameria. Io me lo ricordo ancora quando la sera tornava a casa dall'ufficio e se ne andava giù in cantina, dove poco per volta si era fatto un laboratorio piccolo, completo, sai, c'era tutto. Che uomo. E che armadio. Non c'è mica più nessuno che lavora così oggi, sai. No, te lo dicono, sì, ma poi sì, tutta roba, certo, in serie. Certo. Senti, dunque, dove eravamo rimasti? Quante stanze avanzano? Avanzano. A sentir far progetti a te, qui non basterebbero le stanze del Quirinale. Poi ancora non capisco, perché se quello è un office, come dici tu, perché non si potrebbe mangiare lì? Eh sì, perché tra cucina e office adesso non ti so dire quanti metri quadrati saranno, ma voglia mettere gente a tavola. Ma no, ma Alberto, ma in cucina, no, e poi stammi a sentire, poi nel caso, ecco, di qualche occasione speciale... E guarda che io mi adopererò con tutte le mie forze perché queste occasioni speciali capitino il meno possibile. Comunque, nel caso, ci mettiamo qui, in questa stanza grande. C'è il tavolo allungabile. E come? Non so se dovessimo invitare, che ti posso dire, qualcuno. Chi? I tuoi. Per esempio. Sì, va bene, in questo caso ci mettiamo qui. C'è il tavolo allungabile, quello bello grande. Sì, certo, quello che ha fatto a mano tuo padre. Sì, quello che ha fatto a mano mio padre, esatto. Con le sedie che non ce n'è due compagne. Stammi bene a sentire, Marina. Io avrò firmato, adesso non lo so, ma forse un 3 etti di cambiali per questa casa. Sì, va bene, d'accordo, era necessario, era giusto, sì, lo so. Ma se tu credi che adesso io voglia firmare delle altre... Sono già a tavola, faresti bene a raggiungerli perché ti aspettano. Io devo andare in ufficio a una telefonata. Cos'è, ti sei ripreso col nonno? No, anzi, tutto bene. Anzi, vai presto che ti aspettano, io ci vediamo. Signorino, buongiorno. L'ascensore non funziona, ma... Va bene, grazie.
grazie. Ma io non capisco. Di solito Ghigo è puntualissimo. Sarà andato da un suo compagno di scuola. E sai, per ritornare, qui siamo lontani da tutto. Ci vogliono due mezzi dal centro. Mamma! Nonno! Ghigo dice che per andare a scuola gli ci vuole assolutamente una Vespa. Rossa! Intanto tuo fratello dovrebbe imparare l'educazione. Scusa, sono le due, lo sapeva che venivamo, no? Papà, non ti formalizzare adesso. Ghigo in fondo è un ragazzo. Grazie, cara. Siamo stati ragazzi tutti, e poi considera che la domenica i mezzi, sai... Brava, signor, sono con lei. Ha fatto proprio bene. Commendato. Commendato, che ce vuoi fare? Tanto noi vecchi ci avemo sempre torto. Ecco qua. No, no, grazie. Ma non mi pigli manco due patatine? No, cara, non ne ho voglia. Poi tu lo sai che io... Ma che niente, gli avessi preso la mania della linea. Oh, da retta. Ma no, magna, le dico. Magna. Non le voglio le patate, ma magna, non so. Magna, magna. Tanto, oh, scusa, cara, diglielo tu che io le patate sai. Non le mangio mai. Bello. Amabile, ma che ti prende oggi? Ma no, scusa, no, non ne voglio nemmeno io. Posa. No, reggi, non c'è il telefono. Scusa, dai tu, Andrea, vai. Sì. Vedrai, papà. E dico che si scusa per il ritardo. Brondi? Qui è la casa del dottor, benvenuti Alberto. E tu chi sei? Amabile. Ma lo senti, come mi rifà bene, oh, come mi rifà bene. Amabile, oh, ti prego. Arriva a tutti, eh. Arriva a me, arriva a te, tua moglie, lui. Ma che dici? Signor, e Dio, signor, Dio, Dio la verità. Ma certo, sì, amabile, è vero, sì, amabile, è verissimo. Che fenomeno sto ragazzino. Sì, era Ghigo. Sta con papà e dice che non può venire. Ah, qui c'è la grande porta scorrevole come lei aveva ordinato. E le serrande? Ah, le serrande funzionano alla perfezione. Sì, ho capito che era amministratore, però vede i nostri accordi. Ecco, questa porta... Questa porta funziona perfettamente, signora. Sì. Tutto quello che dipende speriamo. Da noi, a posto. Senta, e i servizi... Ecco, i servizi sono da questa parte. Qui c'è la cucina e questa è l'altra porta come d'accordo. Sì, certo, ma vede, caro amministratore, i nostri accordi erano precisi. Sì, ha ragione, luce, signora, gas. Sa, da questa alla parte, consegna signora. Della casa doveva essere tutto in ordine, perfettamente funzionante. Lo so, ma sa, ci sono stati questi due giorni di feste. Allora, con chi si reclama? Prego, vuol visitare di qua? Ecco, piano, giratelo un pochino da questa parte. Ecco, mettiamolo qui direttamente, contatto, così proficiente la scala. Ecco, in modo che lo portiamo su direttamente, no? Da questa parte. Così. Guardi che è pesante, sa. No, madame, siamo in quattro, anzi. Insomma, lei lo sa benissimo. Il nostro contratto è stato stipulato esattamente un mese fa. Dov'è la... Ah, ecco qua. Prego, grazie. Signora. Faccia attenzione alla scala. Perché lei lo capisce che... Veramente io ho fatto di tutto, sa. Sì, sì, però... ma adesso quando lo saprà il dottore. Lei non conosce mio marito. Mio marito ha un carattere che... Alberto. Così nella stessa direzione, così, ci penso io, tieni la giacca tu intanto. Avanti, forza, calati, cala, cala. Alberto! Ecco, metti giù. Cosa c'è? No, Marina, tu apri la porta, per favore, ci pensiamo noi qui. Siamo in cinque. Cala, cala, così. Ecco, cala, cala, vai. Vai tranquillo. Forte e sportivo suo marito. Democratico. Sì, anche troppo. Ecco così, cala, sì, cala, cala pure, ecco così, piano, aspetta. Alberto! Cala, no! Sta attento! Aspetta, aspetta, tira su, su, aspetta! No, ma è che bisogna trovare il baricentro qui, no? Bebo! Ma che fai? Ma che ti sei messo in testa? Forza, ma non è cosa per ma te no, questa? Ma dai, sono loro che si devono incollare la roba pesante, sono pagati per questo loro! Ma cosa significa? Ma no, ma gliel'avevo detto, basta trovare il baricentro qui. È il baricentro che manca, capito? Se no poi diventa uno scherzo una volta trovato il baricentro, capisci? Le vengono a dire a me queste cose, su. Ma tu che c'entri? Dai, smontate allora, se no non ce la fate. Proviamo un po'. Io questo. Figlio, quello lo puoi portare, quello non è pesante. Ma che c'entra il peso? Ma c'è stato. Tu invece occupati della valigia, guardali la valigia legata con lo spago, che sembriamo dei pezzenti in questa casa. Ma perché non le lasciate fare a me le cose? Quando vi dico una cosa io, parliamo in tanti, qui non si combina niente. Seguitemi, no? Se vi dico una cosa io. Amabile? Amabile? Ah, che c'è? Senti, dov'è Ghigo? Mo viene, non preoccupa, mo viene. Ma lo vedi lo stimolo? Beh, non ci faccia caso, sai, è un po' strano. Ecco, calma un momento.
invece io... Bell'esempio, sai. Papà, cos'hai? Stai meglio? No, niente, niente. Aspetta, aspetta. Papà, un momentino. Come ti senti? Oddio, sto malissimo. Andiamo a casa. Chiamo. Chiamo un taxi. Chiama cameriere, un taxi. Per favore, può chiamarmi un taxi? Ma casa, grazie. Adesso stai tranquillo, andiamo a casa, eh? Come ti senti? Vuoi che ti prepari qualcosa? No, per carità, sì, 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 ti preparo qualcosa di caldo. No, non mi va niente. Poi che caldo cosa? Eh beh, caldo, caldo. Una camomilla calda ti fa sì, bene. Sì, vabbè, ma poca, poca, perché non... Meglio, papà? Beh, come vuoi che vada, ormai... c'è che bocca. Bravo, bravo, mangia tu che puoi. Va. Come sono? Buonissimi. Sì. Bene. Assaggio. No, non mescolo. Beh, magari uno così da provare. La vuoi con tanto zucchero? No, poco. Meglio di no, poco zucchero. Anche perché non mi va di... Non sono male. Senti, cosa dici? Se ne mangio due di agnolotti mi fanno male? Ma non lo so, secondo come ti senti. Magari due. Non è che stia bene. Non ho neanche... infame, era meglio l'altra volta, più mi pare. Un po' freddi però. Un peccato che. Sai, si sente che sono di oggi. C'è niente di male a piacere una sbornia una volta ogni tanto, pure no, eh? Non te l'hanno insegnata a scuola? No. Bevevano i nostri padri, bevevano le nostre madri, eh? Beh, pure tuo padre, una volta ogni tanto, eh? Che ne dici? Su, su, bello. Mettiti sotto, va. Veramente non saprei, signore. Sì, tradotto alla lettera, non c'è dubbio. Knickerbocker e sono i calzoni alla sua ava. Lamberto, quel Martini. Te? In che razza di posto siamo capitati qui? Non so, non ti pare che sia un pochino lugubre, un po' pesante, buio? Ma l'hai scelto tu, papà. Ma non so io. Senta, cameriere, per cortesia. Prego. Senta, il ragazzo dovrebbe mangiare qualcosa. Ma anche tu? No, no, io no, adesso no, non mi va. Anzi, io prendo un altro di questi qui, se mi dà un altro di questi calzoni alla zuava, eh. E come si mangia qui? Bene, sì, si può. Veramente non si è mai lamentato nessuno, signore. Senta, ma lo sa che lei è antipatico forte, sì? Spiacente, signore. Lamberto, please. Just a moment, please. I'm coming. Ammappalo. Andiamo, va. Andiamo a sederci lì. Buongiorno, signore. Buongiorno. Senta, innanzitutto, lei parla italiano, sì? Certamente, signore. Finalmente. E allora, cosa ci può dare di buono? Cosa... Quello che vuole. Vuole la carta? No, 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 no. Dica lei che cosa c'è di meglio, Ci hamburger, chip sandenio. Cheeseburger, chip sandenio. Double hamburger, steak, chip sandenio. Oppure, non so, chili and pastrami. Oppure... chicken salad, molto buona. O magari rice and chicken. Oppure chicken tetrazzini. Oppure, non so, un consommé. Un consommé. Sì, ma dico, è soltanto burger, sandwich, pastrani. Non so, due spaghettini semplici, semplici, un sughetto e via. No. Non glieli consiglio, signore. Roba per americani, stracotta, una pappa. Credo. No, mi ha convinto, no. Tanto io non mangio, mi porto un altro zuavo. Benissimo. E il signorino cosa prende?
Un sandwich qualunque, al pollo. Perché mi guardi così? Dimmi. No, ridevo perché ti ho detto una cosa molto strana. Hai detto un sandwich qualunque col pollo. Beh, sai, quando ero ragazzo io... Oggi sembra incredibile, ma il pollo era una gran festa. I ricchi, io ti parlo dei ricchi, e noi non lo eravamo affatto. Beh, i ricchi mangiavano il pollo soltanto la domenica. E tu oggi chiedi un sandwich col pollo, così qua... E chi lo nega? So benissimo in che considerazione è tenuto il lavoro di Alberto. Conosco bene la sua ditta. Figurati, il Baldacci ha fatto l'Africa con me ed era niente, anche lui. E adesso con questa Edil Progress, o come diavolo si chiama, ha fatto... Ragazzi, aspettate un momentino. Papà, aspetta, papà, aspetta! Papà! Sentite, ragazzi, un momentino, per favore, mi raccomando, quell'armadio no, cioè quell'armadio, insomma, trattatemelo bene, perché è una cosa particolare nostra, di famiglia, capite? Sì, io... vabbè, ma noi che ci potevamo fare se sta presente? Sì, lo so. Vede? No, ma dicevo... Vabbè, così? Sì, no, ma siccome è una cosa vecchia, nostra, ci teniamo. Se avete un'occhiatina di riguardo, per favore, voi che siete... Muce, stavo attento. Ecco, bravo. Sì, no, lo so. Pensavo... Sì, sì, poi magari ci mettiamo d'accordo. Ma cosa fate qua? Forza! Sì, ci speriamo tutto. Mi raccomando a voi, ragazzi, per favore. Ecco, vengo. No, di qui, passo dall'altra parte. Apritevi questa porta, avanti. Ecco. Ma dentro al babbo figlio, va. Entra a trignedere. 50 anni ha resistito all'armadio, visto soltanto perché quegli ignoranti. Tutto a posto, dottore. Sì. Ma che te metti a fare? Sì. Sono quelle gente ignoranti. Ma io li pago profumatamente. Ma che ragione è questa? Ma... soltanto perché... Vada avanti, lei. Ah, qui c'è la grande porta scorrevole come lei aveva ordinato. E le serrande? Ah, le serrande funzionano alla perfezione. Sì, ho capito che era amministratore, però vede i nostri accordi. E non... Ecco, questa porta... Questa porta funziona perfettamente, signora. Sì. Tutto quello che dipende speriamo. Da noi. Apposta. Senta, e i servizi... Ecco, i servizi sono da questa parte. Qui c'è la cucina e questa è l'altra porta come d'accordo. Sì, certo, ma vede, caro amministratore, i nostri accordi erano precisi. Sì, ha ragione, luce, signora, gas. Da questa alla parte, consegna signora. Della casa doveva essere tutto in ordine, perfettamente funzionante. Lo so, ma sa, ci sono... Amabile? Amabile! Ma che c'è? Dov'è Ghigo? Mo' vien, ti preoccupa, mo' vien! Ma lo vedi lo non ci faccia caso, sai, è un po' strano. Ecco, guarda un momentino. Piano, piano, sta attento al muro. Dai, gnappa, cammina. Fanatico. Io non sono mica contento di questa casa nuova. Mamma e papà hanno fatto un sacco di storie. Dice che l'hanno comprata per noi. Per me no, di certo. Forse per Ghigo, che è un fanatico. Ho sentito papà che diceva che per pagarla dovremmo sacrificarci per qualche anno. Ma perché ci dobbiamo sacrificare? Io non sono contento manco per niente.
A me mi piaceva di più casa vecchia. Sì, sì, mi piaceva di più casa vecchia, anche se il sabato sera, quando tornavamo dal cinematografo, accendevamo la luce e il corridoio era pieno di bacarozzi. A me i bacarozzi non mi fanno paura. E poi Amabile dice che i bacarozzi in una casa ci stanno bene, perché mangiano le formiche. Amabile? Sì? Vieni qui! Ecco! Qui! Sì, ma fa presto! Te sento, ma non te vedo! Sono qui, Amabile, sono qui. Che vuoi? Senti, Amabile, fammi il favore, mi serve il metro. Guarda un po' se trovi il metro. Il metro? Sì. Il metro, ma guarda di lo là. Trovo, ma dove trovo a guardare di là? Tutta questa confusione io. E guardati! Sì, là, è una parola, là. Dunque, vediamo un po'. Qui, di fronte al caminetto, le due poltrone. E qui, il divano. Quanto saranno larghe, ma... Questo metro! Ma cosa fa? Lo cerco! Devono essere presso a poco. Dove stanno le poltrone rosse? Va bene, ci vado io, tanto. Ma sì, devono essere così. Tesorino mio. Sai che stavo pensando anch'io la stessa cosa? Ce l'abbiamo fatta, eh? Sì. Ce l'abbiamo messo del tempo, ma finalmente l'abbiamo anche noi, il nostro piccolo nido, eh? Sei felice, amore mio? Che stupidi. Sei contenta, sì. C'è Amabile. Beh, io vado a cercare questo metro. Sì. Allora, sei contenta anche tu? Sì. Hai visto un bel bagnetto tutto per te? Sarà contenta essa, con il bagno tutto suo. Ci starà i pomeriggi interi a fare tutti i trucchi. Senti un po', dov'è il mio tavolo da lavoro? Chi l'ha visto? Dove l'avete messo? Di là, sta di là. Ti do una mano, Bebo. No, lascia fare, faccio da me, meglio. Ragazzi, aspettate un momentino. Papà, aspetta! Vieni qua! Sentite, ragazzi, un momentino, per favore, mi raccomando, quell'armadio no, cioè quell'armadio, insomma, trattatemelo bene, perché è una cosa particolare nostra, di famiglia, capite? Sì, io... vabbè, ma noi che ci potevamo fare se sta presente? Sì, lo so. Vede? No, ma dicevo... Vabbè, così? Sì, no, ma siccome è una cosa vecchia, nostra, ci teniamo. Se avete un'occhiatina di riguardo, per favore, voi che siete... ecco, bravo. Sì, no, lo so, questo... Sì, poi magari ci mettiamo d'accordo. Ma cosa fate qua? Forza! Sì, ci speriamo tutto. Mi raccomando a voi, ragazzi, per favore. Ecco, vengo. No, di qui, passo dall'altra parte. Apritevi questa porta, avanti. Ecco. Ma dentro al babbo figlio, va. Dentro a trignetere. 50 anni ha resistito all'armadio, visto soltanto perché quegli ignoranti... Tutto a posto, dottore.